La più cordiale buonasera a voi tutti in visione di Dau TV e la mia romanità. Di fatto è stato accostato il cognome del neotecnico labronico in questo video alla sconfitta subita dalla Roma contro il Livorno all'Olimpico in questa nona giornata di campionato. Non parleremo solo di questo stasera insieme ai nostri ospiti, ma anche ovviamente dell'intervento subito dal capitano Francesco Totti. Parleremo per un attimo anche di Europa League, perché la Roma nel terzo turno di girone ha pareggiato a Londra. Parleremo di Udinese Roma, lo faremo con i nostri ospiti studio, come già detto, che vi presento subito. Prima però il nostro volto femminile. Buonasera a Marta Garzetti. Buonasera Marta. Buonasera a te Giuseppe, buonasera ai nostri ospiti studio e a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Che vi presento subito, quindi dalla mia destra a seguire il dottor Giorgio Martino. Buonasera Martino. Buonasera, buonasera. Mister Luciano Tessari. Buonasera Buonasera, Tessari. buonasera. Mauro Macedonio. Buonasera Mauro. Buonasera, buonasera a Eccoci voi. qua. E allora, insomma, vogliamo partire da questo Roma-Livorno che ha visto di fatto una sconfitta davvero inaspettata. Cosmica, hai detto. Cosmica. Sì, sia Rise che Pizarro che Menesse, e anche la situazione dell'assenza di Menesse è abbastanza strana, perché Menesse fu sostituito da Ranieri nel primo tempo di Roma-Livorno. Negli spogliatoi gli fu chiesto se era questa sostituzione legata a infortuni, stanchezze, cose del genere, e il giocatore aveva negato di aver avuto infortuni, mentre l'allenatore aveva spiegato che l'aveva visto un pochino stanco. Dopodiché, senza che ci fosse nessun altro fatto traumatico, in realtà il giocatore era indisponibile il lunedì per l'allenamento, ed è stato indisponibile oggi e non è partito, e quindi non ci sarà neanche domani. Allora pure questo è un ulteriore, non solo aggravio per quanto riguarda proprio l'organico della squadra, che si impoverisce sempre di più, ma si aggrava anche la situazione di certezze e incertezze, di stranezze, di piccoli misteri che aleggiano intorno alla squadra e che aumentano questo clima di indecisione e di incertezza. L'avevamo visto giocare e non c'era sembrato che avesse ricevuto colpi Anzi, da. aveva giocato il secondo tempo, quindi era subentrato. Si dice, no, si dice che non avesse preso bene il fatto di partire dalla panchina. Io credo che quello fosse tutto sommato un modo anche per risparmiarlo in parte, no? Sì. È capitato anche a tanti altri giocatori, è capitato lo stesso De Rossi. Proprio il giocatore risparmiato, Pizarro, Esatto, poi è indisponibile. Il giocatore non risparmiato, De Rossi, continua ad essere comunque utilizzato, utilizzato. impiegato, e quindi stressato dal punto di Bravo. vista del lavoro. E anche qui ci sono delle incongruenze che Intanto non però hanno una per lettura domani sera facile. rientrerà Juan. È convocato, io andrei piano, ecco, è convocato, convocato anche Motta. Ranieri avevo stati, detto che per Udine sarebbe stato sono pronto. stati Anche convocati Motta e tutti e Sisinio. quattro i centrali, Sì. tutti gli esterni disponibili, perché non è Se domani disponibile. sera si giocherà questa decima di campionato Udinese-Roma, intanto che gara ti aspetti, visto il momento così delicato per la Roma? L'ultima sconfitta in casa, ecco, contro il Livorno ne rende bene l'idea, insomma. Pensa. Sì, una sconfitta veramente che nessuno si aspettava, perché comunque da quando è arrivata Ranieri hanno avuto il bel risultato, anche in Coppa in Inghilterra, che a noi si è mai andato bene, un pareggio, quindi andava bene. Domenica una sconfitta contro l'ultimo in classifica, e sono stato anche sorpreso dopo la partita, quando ho sentito qualcuno, anche il mister, che ci manca Totti, cioè, voglio dire, ci manca, sappiamo che Totti non è importantissimo, però secondo me è un messaggio anche sbagliato, perché che messaggio dà alle tue ragazze, che dice sì, il mister ci manca Totti, però tutto rispetto per Livorno, l'ultimo in classifica, noi siamo la Roma, siamo 11 giocatori segnali in campo, Certo. quindi secondo me il messaggio è sbagliatissimo. Quindi No, perché veramente sarebbe una soluzione questa. Così lascerebbero liberi questi due esterni.
te? Di fluidificare in libertà, diciamo. Sia no? Rise a sinistra sì, che però, quello a destra, che sia sì. Poi o Sisigno sì, o Motta o lo però, stesso Cassetti. Senza particolari compiti di marcatura. La certo. Copertura centrale ce l'hai. Certo. È lì che bisogna essere certo. Sempre coperti, che la contro Roma è deficitaria, è sempre stata con questo, perché si bilanciava un difensore esterno e sì. Un difensore centrale e poi gli rimane in buco e ti fanno i gol. Certamente. Beh, questa mossa tattica sarebbe l'ideale in questo momento. Beh, quella che è la mossa anche, che comunque fece la squadra con cui Vincent vinse il campionato. Con l'Atalanta in casa e poi a Palermo. Che gara ti aspetti domani sera dalla Roma di Ranieri? Una pronta riscossa immediata, d'altronde? Sì, una partita sempre difficile, perché l'Udinese comunque ha sempre fatto bene. È vero che anche loro l'ultimo due partite sono in difficoltà, però un Udinese che dobbiamo stare molto attenti, perché davanti sono molto brava. Però noi siamo la Roma e quindi dobbiamo andare lì e vincere e punto e basta. Bene, noi ti facciamo ovviamente i migliori auguri per tutto e ti aspettiamo anche in studio. Guarda, per te fosse ecco. Sì, allora vediamo cosa ci scrive Luca da Dusseldorf. Complimenti per la trasmissione ed un saluto al grande giornalista Giorgio Martino. Volevo sapere, cosa pensate di Vucinic e se la Roma ha bisogno di un attaccante di razza? Un vero e proprio centravanti, per intenderci. Soprattutto ora che manca allora, Toro. Proprio per questo però non forse, era la priorità. Però, come dico Giorgio, se magari forse noi... Ma i tempi non sono quelli allora, giusti. Benissimo, ci rimangono 3 minuti per parlare anche... ovviamente di Udinese Roma e Roma Bologna, perché poi di fatto noi ci troveremo mercoledì prossimo. Ti chiedo una risposta secca, Matteo, per Udine. Guarda, è semplicissimo, ho letto i convocati, sì. Mancano Totti, Pizzarro, Rise, Burdisso ha avuto Menez, Burdisso ha avuto un piccolissimo, comunque dovrebbe esserci un piccolissimo problema al polpaccio. Certo, è una squadra in emergenza contro una squadra che perde da 3 partite consecutive, sarà una partita difficilissima. Se Ranieri firma per il 4º posto a fine anno, io firmerei per un pareggio. Grazie domani. Mille Matteo, a mercoledì. Buona serata. A tutti. Ciao. Allora, Matteo. Udinese, Roma, Udinese stessi punti in classifica, poi di fatto domenica si gioca contro il Bologna all'Olimpico, Bologna al momento, prima della gara di domani, penultima in classifica. Martino. Non vorrei che proseguissero i rimpianti, perché la partita con Livorno era una partita assolutamente da vincere per incrementare una classifica che, pur avendo un punto in più dello scorso anno, sicuramente è deficitaria rispetto a quella che poteva essere il potenziale. E allora l'augurio è che non si continui nei rimpianti. Tessari. A Udine è sempre difficile giocare, la squadra che ha un attacco sveglio, prolifico, cioè devono stare molto attenti, e adesso con tutte queste assenze hanno toccato il fondo in pratica. Può darsi che toccando il fondo ci sia una risalita. Mauro, sì, decisamente due turni non facili, anche quello con il Bologna. L'esordio di Colomba non è stato certo dei migliori, a differenza di quello di Cosmi. E quindi insomma due partite, verrebbe da dire, rognose, come diciamo qui a Roma, e particolarmente difficile quella di Udine, ma io credo da non sottovalutare neanche quella con il Bologna. Molto bene, ma sì. Vediamo. Le prossime due sono queste qui rognose. Pensami quelle altro. Dopo sono Fulham e Inter. Certamente. Inter, allora, sì, Marta per la panoramica di questa 10ª giornata.